Spesso mi capita di chiedermi quale sia la reale forza di Pokémon. Mi capita di pensare, ad esempio, a cosa mi tenga ancorato ancora a questo brand e soprattutto a cosa mi spinga a portare contenuti su YouTube a riguardo. Quello che voglio dire è che negli ultimi tempi ho conosciuto videogiochi sicuramente migliori. Ho conosciuto, per dire, Fire Emblem Three Houses, che ha indiscutibilmente surclassato Pokémon Spada e Pokémon Scudo sotto ogni punto di vista. E tuttavia non riesco a fare altro che trovare qualcosa in più in Pokémon. Oserei dire qualcosa che lo rende diverso da ogni altro videogioco e anzi forse diverso dal videogioco stesso, forse qualcosa di più. Certo è indubbio che l'infanzia sotto questo punto di vista abbia giocato un ruolo fondamentale nella creazione di ciò che ora penso e ciò che ora sono, ma credo di essere giunto alla conclusione che la forza di Pokémon sono proprio i Pokémon, perché soprattutto nelle ultime generazioni, e l'ottava generazione l'ha dimostrato, questi ultimi non sono altro che opere d'arte frutto dell'ingegno. Non sono dei banali mostri da affrontare durante la nostra avventura, come molto spesso accade in altri videogiochi, ma sono quasi i protagonisti di un'avventura loro. Un'avventura, quella di ogni singolo Pokémon, che è dettata dalla sua lore che sgorga direttamente dalla mente del creatore. Perché non solo non è scontato produrre creature tanto originali quanto un Toxtricity, ma a dirla tutta non è neanche richiesto. Per molti, oserei dire quasi tutti, Pokémon sussisterebbe tranquillamente anche senza queste idee originali, anche ricalcando banali animali, la prima generazione l'ha dimostrato. Per qualche motivo che non riesco a comprendere, i giochi Pokémon sembrano essersi sempre più resi appetibili per un pubblico moderno di bambini, ma i Pokémon sembrano aver assunto delle sfumature concettuali molto più elaborate e difficili da comprendere. Forse è davvero questo ciò che trovo interessante. Eppure, detto questo, è allo stesso tempo indiscutibile che il potenziale che Pokémon possiede, che è insito nei Pokémon stessi, sia malamente sfruttato proprio dagli sviluppatori. E soprattutto non si sviluppi come forse dovrebbe all'interno del videogioco, che è poi il prodotto materiale che conta. Una critica che faccio spesso alla trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo è che si presenta più come un libro da leggere che un videogioco da giocare, però è un videogioco e non un libro. Ora, quest'oggi, quel potenziale concettuale che spero di avervi trasmesso in un qualche modo con il mio lavoro su YouTube, tenterò di mutarlo in trama. E l'episodio pilota di questa nuova serie non poteva che ricadere su Eternatus e in particolare sul finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Signori miei, benvenuti in questo primo episodio di Let's Fix. È inutile che vi ripeta un'altra volta cosa penso realmente del finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Vi lascio nelle schede la recensione del gioco, all'interno del quale parlo anche in maniera piuttosto esaustiva della trama, ma se proprio volessimo spendere due parole al riguardo, potremmo dire che il finale in particolare è stato un finale superficiale e frettoloso. Ma soprattutto, e credo sia questo il punto su cui focalizzarsi, non rende giustizia al suo protagonista, che è Eternamax. Perché se a Zazien e Zamazenta è stata dedicata un'intera lore che si sviluppa anche per errori, anche per distorsioni, insomma forse sono i Pokémon più elaborati da quel punto di vista, c'è da dire che di Eternatus si sa e si è visto soprattutto, il che è fondamentale, veramente poco. Voglio dire, quest'ultimo viene descritto da Rose come il Pokémon più potente di sempre e nei fatti lo è. Eternamax, che in italiano chiamiamo Dynamax Infinito e utilizzerò entrambe le terminologie in questo video, possiede un totale di statistiche base pari a 1125, distaccando di quasi 400 punti il secondo classificato nella lista dei Pokémon con le statistiche più alte, che è Mega Mewtwo, sia X che Y. Ma questo fatto è semplicemente la punta dell'iceberg. Perché Eternamax, tecnicamente parlando, non è nemmeno considerabile Pokémon. Non solo non è né catturabile né ottenibile in alcun modo all'interno del gioco, ma senza l'intervento di Zazien e Zamazenta, che sono naturalmente predisposti a danneggiarlo, Eternamax non sarebbe nemmeno attaccabile. Tralasciando per ora tutti gli aspetti teorici che abbiamo desunto da questa conclusione, io nel dubbio vi lascio nelle schede la mia playlist delle teorie di Spada e Scudo che trattano l'argomento. Ciò che vi ho appena detto non è una teoria, è un fatto. E accostando a ciò l'altrettanto indubitabile fatto che Eternamax sia composto di pura energia Dynamax e questo elemento del Dynamax infinito è richiamato in ogni suo nome, in ogni lingua, potremmo concludere con abbastanza criterio che Eternamax è per la prima volta all'interno del mondo Pokémon una creatura che non è né Pokémon né umana. Chiaramente si parla in termini tecnici, si parla di costituzione. Qualsiasi Pokémon, anche un Pokémon di tipo spettro, anche quei Pokémon che ci viene detto dal Pokédex essere magari spirito, essere magari energia, in realtà hanno un corpo. Eppure Eternamax no, il suo peso è assente e il peso di tutti i Pokémon Dynamax lo è. Ora, partendo da questo presupposto, partendo cioè dal fatto che l'ottava generazione introduce una creatura che non è né Pokémon né umano, nella speranza che in futuro vi siano un finale, una trattazione migliore di Eternamax e Eternatus, è innegabile che queste creature in Pokémon Spada e Pokémon Scudo non meritassero una conclusione così povera. Occorreva non una spiegazione, che peraltro nel gioco è presente se
cercata bene e spiega effettivamente che cosa sia la notte oscura, che cosa sia Eternamax, ma piuttosto quella che mi verrebbe da chiamare una prova di forza. Occorreva, in buona sintesi, farceli assaggiare quei 1125 punti di statistiche base, perché oggettivamente durante la trama non si sono visti, lo scontro finale è semplice. La notte oscura avrebbe dovuto distruggere l'intera regione ed è stata relegata a Knuckleburg. Noi non abbiamo visto nulla, è quello il problema della trama, non si è visto. Non si è visto e soprattutto non si è giocato nulla. E allora quest'oggi con voi, per cercare di risolvere questo che a tutti gli effetti è un problema, tenterò di riscrivere da zero il finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, tenendo a mente questi punti cardine. A Pokémon Spada e Pokémon Scudo serviva un finale che da un lato desse importanza ad Eternatus e dall'altro che ne dimostrasse, per così dire, la forza tanto decantata. E dunque che di fatto non fosse solo in grado di farci provare qualcosa, ma che fosse anche in grado di trasmetterci qualcosa. Direi di partire da alcuni errori che secondo me sono un po' più tecnici. Intanto, che Eternatus stia in cima a Knuckleburg non ha senso. È evidente che quest'ultimo sia fuggito dalla sfera frantumata alle spalle di Rose, tanto che in quella stessa stanza sono presenti in un angolo dei desioblocchi e delle desiostelle che non sono state utilizzate. Noi sappiamo dalla trama stessa che Rose ha nutrito Eternatus di queste desiostelle affinché quest'ultimo potesse arrivare dove adesso è. Ma esattamente come è giunto là in alto? Non sembra esserci un'apertura sopra la centrale, anche perché sappiamo che quest'ultima, almeno teoricamente, è collocata sotto lo stadio di Knuckleburg. Il problema, e anche il punto della questione, è che noi arriviamo ormai a partita praticamente conclusa. Eternatus è già fuggito e non si sa peraltro nemmeno come. Ha già devastato le torri di Knuckleburg e non si sa come, ed è già stato affrontato da Dandel, non si sa come. E se solo lo si fosse voluto, tutto ciò, tutto questo non sapere era perfettamente evitabile. Bastava un briciolo di sforzo in più e molto probabilmente anche un briciolo di tempo in più. Ora proviamo a vedere se, pur restando nel quadro generale del finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, è possibile cambiare qualcosa per renderlo molto più interessante. Dopo essere stati al Bosco Assopito e aver raccolto la spada e lo scudo frantumati, una volta giunti a Knuckleburg, l'ascensore che ci porta nel gioco originale direttamente da Rose avrebbe potuto tranquillamente portarci non direttamente in quel luogo, ma in un luogo per così dire secondario. La mia idea, ad esempio, è che si sarebbe potuti arrivare in una sorta di zona intermedia, quale un centro di controllo, all'interno della quale un Rose, rifugiatosi da Eternatus, ci avrebbe cercato di fermare. Solo da questa zona, una volta sconfitto il presidente, sarebbe stato possibile accedere al luogo dal quale Eternatus era fuggito. Un luogo collocato ancora più nelle fondamenta della centrale, magari raggiungibile con un secondo ascensore o con una rampa di scale, nel quale avremmo trovato Eternatus in balia della follia, il luogo dal cui quest'ultimo era fuggito e infine Dandel che lo stava affrontando. Dopo aver sconfitto Rose si sarebbe giunti in questo luogo e si sarebbero svolti gli avvenimenti che si svolgono anche nel gioco originale. Dandel fallisce nel calmare Eternatus, ci prova il giocatore che lo sconfigge verosimilmente una seconda volta, ma Eternatus non riesce comunque ad essere placato. Arrivati a questo punto, non più in cima alla torre di Knuckleburg, ma nelle fondamenta della centrale stessa, Eternatus avrebbe svolto lo stesso identico movimento che svolge nel gioco originale, ma partendo dal centro di Knuckleburg. E a quel punto la sua cutscene sarebbe stata ancora più epica, perché avrebbe dovuto raggiungere il cielo passando prima per il soffitto della centrale e dunque squarciandolo, e successivamente per lo stadio di Knuckleburg. E dunque solo dopo essersi aperto una via verso il cielo, Eternatus avrebbe potuto ridiscendervi con la forma Dynamax Infinito. Il tutto sarebbe stato molto più epico, molto più forte, molto più d'impatto per il giocatore, e ci avrebbe in un qualche modo fatto assaggiare la potenza di questo Pokémon, che è in grado con la propria propulsione di sfracellare le costruzioni che gli umani hanno creato. E parliamoci chiaro, questa cutscene che sto ipotizzando non era impossibile da realizzare. Pokémon nero, tanto per fare un esempio, ma se ne potrebbero fare molti altri, dal sottosuolo fa emergere un intero castello e Zekrom, nella cutscene finale, riesce a sfondare la parete di quest'ultimo. Insomma, non parliamo di fantascienza, era un qualcosa che poteva essere fatto. Ma non basta questo ritocco per dare a Eternamax quello che è di Eternamax. Certo, aggiungere una cutscene più elaborata e dei movimenti più complessi per giungere a quel finale avrebbe sicuramente messo del pepe alla storia. Ma al finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, più che la bellezza visiva che c'è nel finale originale, serve del gameplay. E allora ho immaginato che, non avendo più un suolo sul quale combattere, verosimilmente andato distrutto con la risalita del Pokémon verso l'alto, Eternamax sarebbe sì ridisceso dal cielo nella versione Dynamax Infinito, ma si sarebbe diretto altrove e più precisamente nelle Terre Selvagge. Al loro interno avrebbe indiscriminatamente iniziato a bombardare la terra di Galar con i propri raggi Dynamax, mutando l'aspetto delle Terre Selvagge, ma soprattutto andando a generare un fenomeno
Dynamax di massa che portasse vari Pokémon al di fuori dell'Etania ad assumere un aspetto gigantiforme. Con un Volotaxi fuori uso a causa della distorsione dell'atmosfera e dello spazio-tempo causate da Eternatus, e questi sono dettagli che abbiamo nel gioco, ma soprattutto con delle Wild Areas completamente mutate dall'azione di questo Pokémon, con alberi incendiati, rami caduti, frane che ne hanno modificato l'intera morfologia, avremmo dovuto a piedi giungere dove si trovava Eternamax. Magari dovendo percorrere tutte le Wild Areas, perché quest'ultimo avrebbe potuto, che so, andare nella prima verso quella torre distrutta, e dunque andare dove verosimilmente 3000 anni fa colpì effettivamente. E soprattutto nel nostro percorso per giungere da quest'ultimo ci avrebbero attaccato niente po' di meno che quei Pokémon giganti che Eternamax aveva prodotto. A quel punto, con una notte oscura che davvero avrebbe mostrato la sua reale potenza, si sarebbe scatenata all'interno delle nuove Wild Areas letteralmente una guerra tra gli abitanti di Galar e le forze del caos. Tutti gli allenatori più forti della regione, i capi palestra, i campioni, i presidenti si sarebbero uniti per affrontare questi Pokémon Dynamaxati, e noi stessi avremmo partecipato nel giungere verso Eternatus a sconfiggere questi Pokémon in forma Dynamax più forti, e sottolineo più forti, dei Pokémon incontrati in precedenza. Più forti magari proprio perché sovraccaricati di energia Dynamax, perché Eternatus ne ha riversata talmente tanta e per due volte, la prima 3000 anni fa, la seconda adesso, che avrebbero potuto avere più scudi, più mosse. I capi palestra sarebbero stati divisi a seconda della loro effettiva utilità contro quel Pokémon, e si sarebbero avuti dei raid avvincenti, davvero però. Dopo aver attraversato le terre selvagge, incontrando ponti crollati e crateri di ogni sorta, ci saremmo trovati al cospetto di Eternamax. Ma non saremmo stati da soli, perché prima di noi, al cospetto di Eternamax, ci sarebbe arrivato Rose. Un Rose pentito che, guardando ciò che quel Pokémon aveva creato alla propria Galar, ha tentato eroicamente di attirare su di sé l'attenzione del gigante, catalizzando tutte le sue mosse sul proprio team e venendo irrimediabilmente sconfitto. A quel punto un presidente stremato, alla venuta di Victor e Hop, avrebbe ceduto lo scenario a loro, che come è accaduto nel finale effettivo di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ma in un altro luogo, nelle terre selvagge, grazie all'intervento di Zacian e Zamazenta, avrebbero salvato la regione di Galar dal suo più terribile aguzzino. Se uno scenario apocalittico di questo tipo non fosse abbastanza per far percepire la reale forza della notte oscura e soprattutto la reale forza di Eternamax, a farlo a questo punto avrebbe potuto pensarci un postgame molto più ricco. E molto più ricco non per chissà quale aggiunta, ma proprio per la regione di Galar, che è stata cambiata dall'intervento di quel Pokémon. Ci saremmo trovati di fronte, dopo aver concluso il gioco, perché si verrebbe teletrasportati automaticamente da Dandel, quindi non sarebbe stato possibile visitare la regione, che quel devasto che Eternamax aveva causato alle terre selvagge è rimasto. Ci si sarebbe accorti che la regione di Galar è mutata, che le terre selvagge sono mutate, e che soprattutto al loro interno, a causa dell'intervento di questo Pokémon, o meglio, di questo gigante, ci saremmo trovati di fronte a Pokémon Dynamax che non avevamo mai incontrato. Dei Pokémon Dynamax a cui l'eccessiva esposizione all'energia, così come decanta la descrizione di Eternamax, ha provocato una distorsione dello spazio e del tempo, modificandone l'aspetto. Sto parlando dei Pokémon Gigamax. Dei Pokémon che, per quanto non lo si voglia ammettere, all'interno di questo gioco non sono mai spiegati. E nel prodotto finale io non sono riuscito a non vedere nella Gigamax un tentativo abbastanza maldestro di replicare la Mega Evoluzione sotto certi punti di vista. Probabilmente da un certo punto di vista sopperendo alla sua mancanza. Il che va benissimo, ma andrebbe spiegato il come si produce una distorsione dell'aspetto dei Pokémon quando per tutto il tempo la Dynamax è stato qualcosa che ingrandiva e basta. Nel gioco stesso viene detto che la Dynamax è questo, e a un certo punto ci viene detto da un cartello all'interno del percorso 10 che in alcuni casi i Pokémon cambiano aspetto, ma perché succede? In questo modo, andando a collegare la presenza delle Gigamax a un'eccessiva esposizione all'energia Dynamax, si sarebbe chiuso un cerchio. E soprattutto si sarebbe data la giusta importanza anche all'antagonista di Zacian e Zamazenta, ossia Eternamax, che rispetto ai due lupi è risultato incredibilmente meno caratterizzato. E a proposito dei Pokémon Gigamax, vorrei far notare che anche nel gioco originale questi ultimi sono ottenibili solo in quei contesti in cui l'energia Dynamax fuoriesce in dose più massiccia dalle tane. Questo mi fa pensare che quella sia l'effettiva natura della Gigamax pensata, una sovrabbondanza eccezionale di energia Dynamax che produce anche un mutamento nella conformazione fisica del Pokémon. Perché noi sappiamo che la Dynamax non è nient'altro che un ingigantimento del Pokémon prodotto da una distorsione dello spazio e del tempo che produce il Dynamax stesso. E dunque più Dynamax uguale più distorsione uguale cambio dei connotati. È che forse andava spiegato, anche se non in questo modo, la Gigamax andava spiegata. Ed Eternamax allora non sarebbe semplicemente stato in grado di provocare il fenomeno Dynamax, ma la sua forza sarebbe stata tale che
che in alcuni casi avrebbe potuto addirittura cambiare l'aspetto fisico dei Pokémon. Parleremo di un Pokémon o di una creatura, visto che abbiamo detto che non è un Pokémon, in grado di modificare altri Pokémon. Sarebbe stato rivoluzionario, ci avrebbe veramente fatto scervellare una cosa del genere. E per quanto mi piace teorizzare, questa è una cosa che non doveva essere teoria, doveva essere realtà, doveva essere nel gioco. Insomma, con la morfologia delle terre selvagge modificate e con nuovi Pokémon dall'aspetto diverso che a seguito della notte oscura popolano Galar, non si sarebbe solo dato più pepe al postgame, che è risultato sicuramente scarno, ma si sarebbe anche reso il nemico di ottava generazione, che merita davvero tanto, un nemico memorabile. Perché il problema di Pokémon Spada e Scudo e il problema di Eternamax è che ci fa provare delle emozioni nel mentre che lo vediamo, ma una volta terminato quell'evento ci dimentichiamo. Una volta terminato quell'evento non ci lascia nulla, ci fa sentire qualcosa ma non ci trasmette niente. Con tutti i difetti che hanno, Pokémon Spada e Scudo, dalla grafica alla facilità eccessiva di alcune lotte, io credo che abbiano fallito anche e soprattutto in questo punto. Credo cioè che abbiano fallito nello sfruttare se stessi. Non sono riusciti questi giochi Pokémon a sfruttare un'idea, un'innovazione, una rivoluzione che c'era, e difficilmente un pur interessantissimo DLC che parlerà d'altro andrà a cancellare questa che a mio avviso è una macchia indelebile su questi titoli. Quest'oggi ho voluto come primo episodio modificare il finale di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e parallelamente dare dignità a Eternamax per dimostrare anche una cosa. Il punto è che Game Freak non manca di idee, come spesso la retorica della community vuole farvi credere, ma manca dello sviluppo di quelle idee. Pensate agli Ultravarchi, pensate alla guerra di 3000 anni fa, pensate a Eternamax. Sono tutte idee rivoluzionarie, mai sentite, eppure che cadono nel vuoto e cadono nelle teorizzazioni, che va bene, ma non fino a questo punto. E allora, nella speranza che questo video vi sia piaciuto, spero anche di aver messo nel mirino, nel modo corretto, quello che sarà l'obiettivo di questa serie. Sviluppare quelle che io ritengo delle grandi idee, ma che purtroppo, molto probabilmente, sono rimaste tali. E temo che questa serie sarà intrinsecamente piena di amarezza, perché per quanto voi possiate apprezzare quello che faccio, e lo spero, purtroppo sarebbe meglio se non lo facessi io. Ho come la sensazione che ogni volta che mi accingerò a fare questo video vorrà dire intrinsecamente anche che avrò dichiarato una sconfitta di quello che è il brand che amo. Bene ragazzi, con questo finale un po' dal gusto amaro, ma credo sinceramente che sarà il mood generale di questa serie, io vi ringrazio per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto. Se così, invito a un like, un commento e un'iscrizione al canale. Mi raccomando, passate dai social e premete la campanella per ricevere ogni giorno i feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.